è percepibile, ma chiunque studia attraverso la letteratura, la filmografia, eccetera, trova traccia di questa realtà, di queste masse. Ebbene, queste masse appunto chiedevano di entrare, o più semplicemente segnalavano la loro presenza, la protesta per la loro emarginazione e per la loro esclusione dalla città, da quello che era il paese legale, come si ebbe a dire nell'Ottocento, che si pretendeva di essere scambiato col paese reale. Questa era una delle classiche contrapposizioni che all'interno della storia, in particolare del mondo cattolico, si era configurata. Queste masse, questi individui ammassati, erano tenuti insieme esattamente come le masse, da degli umori, umori perché sono gli umori che tengono insieme le masse, gli umori principali che tengono insieme gli uomini, il sangue, il pianto, il sudore, spesso tutti e tre, qualche volta solo uno dei tre, spesso tutti e tre. Ebbene, anche qui potrei evidentemente, come dire, dare sostanza a questa che sembra una mera metafora, diciamo, no, poetica. No, tutti sanno, perché troviamo traccia perfino ancora nei racconti delle nostre famiglie, degli umori che tenevano insieme e hanno tenuto insieme i nostri padri con altri in nome dell'esclusione, della comune sofferenza che si traduceva in questi umori e che nel corso del tempo aveva prodotto appunto il sangue, il pianto, sulla base di un sudore condiviso. Ebbene, grazie ai partiti che erano nati prima per rappresentare l'esistenza, poi per rappresentare la protesta, la protesta, poi per canalizzare la partecipazione e infine per assicurare l'integrazione dentro la città dalla quale queste masse erano escluse, questi partiti asciugarono gli umori, era nei voti, come dicevano gli antichi, era nei voti che dovesse finire, perché appunto i partiti, prima ancora che dei soggetti, sono dei progetti, i progetti sono progetti storici, non sono progetti indefiniti, nascono e finiscono. Ebbene, l'89 invitò tutti, con la forza delle pietre che cadono, a rendersi conto che non solo l'aggettivo che costituiva i partiti in riferimento al quadro internazionale, perché ma era esatto, che il partito adesso era un participio passato, il partito era partito, questo era quello di cui dovevamo prendere tutti assieme atto e ricominciare da capo, aprire una nuova stagione. Io direi che questa stagione si è aperta, senza precipitare nel ruzzolare troppo presto nel presente, credo che quella stagione non torni più. Devo dire che già sulla soglia del cambiamento, è il titolo di uno dei miei libri, perché appunto mi resi conto che stava cambiando qualche cosa, non capivo esattamente che cosa stesse cambiando, ma mi rendevo conto nel descrivere il cambiamento che il cambiamento non era più un cambiamento nel sistema, cioè analizzabile come lo studiavamo noi studiosi di fenomeni elettorali, in questo caso nei termini di spostamento da una parte all'altra, ma era un cambiamento del sistema. La soglia, appunto il libro dell'87, e io intuisco, cioè intuisco, i dati mi segnalano che semplicemente il cambiamento al quale siamo di fronte a un cambiamento più profondo. Naturalmente, perché i cambiamenti possano essere una presa d'atto collettiva, bisogna che avvenga qualche fatto più grosso. Il fatto più grosso fu un guru, ci costrinse a prendere atto. Naturalmente prendere atto della fine di un periodo non equivale ad aprirne un altro, apre una faticosa ricerca e adesso dove andiamo? Noi sapevamo tutto.
solo l'aggettivo in riferimento a uno dei due poli, era finito, non solo il sostantivo era partito, era superato nella sua qualifica di massa, ma era entrata in crisi anche il concetto di rappresentanza, perché l'esistenza di questi mondi, vi prego, quelli dentro la città, nelle città nostre murate viene bene il mondo della campagna, il mondo dei sobborghi operai fuori o dentro le mura che avessero trovato, erano a lungo tra loro coinvolti in un confronto duro che intanto poteva essere governato se si inizia e si fosse iniziato, come abbiamo iniziato, nei processi politici. Da dove si deve iniziare? Dal riconoscerci reciprocamente, dal governare i conflitti dicendo tu sei tu, io so che tu ci sei, tu sai che io ci sono, e sino al nuovo ordine continueremo ad esserci, troviamo un modo per esserci assieme. E in genere questo qua mette capo, per esempio, dal punto di vista elettorale, alla soluzione della proporzionale, esattamente come succede in tutti i posti in cui si rinizia da capo, concretamente. Ad ognuno il suo.